Touch, perché ora vogliamo proporvi le parole e il racconto di uno scrittore francese molto noto e molto letto dal grande pubblico, Emmanuel Carrère, ostinato e puntiglioso osservatore dell'animo umano. E in questi giorni nelle librerie con il suo ultimo lavoro, che si intitola V13, V sta per venerdì, e 13 ci riporta a quella notte che nessuno ha dimenticato, la notte del 13 novembre del 2015, quando Parigi fu colpita al cuore da una serie di attentati terroristici. Lo ricorderete, il Bataclan, lo Stade de France, i bistrot persero la vita, uccisi a colpi di armi da fuoco 130 persone. E giorno dopo giorno Emmanuel Carrère ha seguito tutta la vicenda giudiziaria, tutto il processo a carico dell'unico attentatore sopravvissuto e dei suoi complici. Un viaggio nella notte più buia nel cuore della Francia. Ha incontrato Emmanuel Carrère la nostra Vittoria Iacovella. Sentiamo. È stata una specie di traversata, iniziata a settembre e terminata a giugno, lunga quasi quanto un anno scolastico o una gravidanza, quindi una vicenda davvero molto lunga. Nel libro ha definito questa lunga serie di testimonianze dei sopravvissuti e anche dei parenti delle vittime terribile e magnifica. E che cosa l'ha più colpita di quei racconti, che sono racconti di morte e di rimpianto? Abbiamo assistito a molte testimonianze assolutamente sconvolgenti. Si tratta poi anche delle persone con cui stringiamo amicizia durante lo svolgimento di un processo, con cui si diventa in qualche modo compagni. C'è una donna della quale parlo molto, Nadia Mondeguer, la madre di una giovane donna di 30 anni che è stata uccisa al tavolino all'esterno di un bar, non al Bataclan. Ho stretto una profonda amicizia con questa donna dalla personalità davvero forte e ricca. Nadia è di origine egiziana, parla l'arabo, conosce mirabilmente il mondo arabo e aveva un approccio curioso che forse definirei comprensivo, nel senso che tentava di comprendere le ragioni dietro l'accaduto. E grazie alla sua testimonianza, che ha sconvolto tutti quanti, e a questa sorta di amicizia che è nata tra noi, ho davvero compreso cosa significa cercare giustizia. A proposito di giustizia, in tutte le pagine, e possiamo immaginare anche in tutto il processo, si affaccia la domanda: perché? Si tratta di ragioni puramente ideologiche, di un indottrinamento ideologico fondato su motivi religiosi. La coscienza religiosa della maggior parte dei responsabili mi è sembrata abbastanza debole, la loro conoscenza dell'Islam penosa. Sono spinti da un indottrinamento ideologico che si basa su dei valori, sull'idea che ciò che fanno sia bello, grandioso e nobile. Per la Francia quei due anni, del 2015 e il 2016, con le stragi di Charlie Hebdo, il Bataclan, Nizza, sono stati due anni terribili. Allora, lei pensa che le ferite siano rimarginate? Oppure che cosa resta? Abbiamo vissuto due anni di terrorismo parossistico, ma sfortunatamente credo che sbagliamo a ritenere che tutto ciò sia finito. Il jihadismo procede per cicli e attualmente ci troviamo in una specie di fase calante di questo ciclo, ma non siamo al sicuro. Da Parigi ci spostiamo a